Buongiorno e benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi è tutto buio perché c'è un tempo tremendo. Io mi sono appena svegliata perché oggi, madò, guardate che faccio, perché oggi devo andare a fare una cosettina speciale, visto che è un po' che non vi porto a fare i miei giretti per i capelli. E quindi è così qua oggi, non sarò neanche da sola perché ci sarà anche Queen con me. Poi dopo la vedrete, infatti adesso sono, ok, le 9 e un quarto. Scusate, ho messo la luminosità bassa così mi dura la batteria. Abbiamo appuntamento alle 10 alla metro e poi andiamo in macchina a casa di Giordana con la bimba. Sono felicissima ogni volta che ho occasione di stare un po' con lei perché adoro i bimbi. Sono una roba splendida. Poi lei, la bimba di Jordi, Camilla, è una roba squisita. Quindi stavolta speriamo non mi si cancellino i file della bimba, così ve la faccio vedere. Allora, mentre mi preparo la colazione, vi spiego un attimo cosa devo fare ai capelli, perché non so se vi ricordate quando praticamente mi ero fatta i capelli rosa, più o meno il periodo di Halloween. Ecco, col fatto che quel giorno mi aveva fatto tipo un po' anche di decolorazione, ha preso tantissimo, soprattutto nella zona bassa, e quindi mi è rimasto questo effetto tipo arancionino e lo volevo togliere perché comunque domani, mi fa stranissimo dirlo, è il compleanno di Daisy, quindi insomma volevo avere dei capelli un po' decenti. Farà 18 anni, non so ancora se vloggerò perché non mi va, capito? Quindi probabilmente vi farò qualche Instagram stories ed è per questo che mi dovete sempre seguire su Instagram. Se non lo fate siete personcine molto molto cattive, perché dico un sacco di cose, un sacco di codici sconto che vi possono essere utili, soprattutto adesso periodo natalizio, quindi andate. Quindi ho messo a scaldare l'acqua per il tè, poi è rimasto questo pezzetto di dolcetto di quando siamo andati in montagna, quindi lo mangio e poi basta. Mi devo preparare, però non penso che mi truccherò perché proprio non ho voglia. Hi, siamo arrivati da Jordi. Si vede? Tutte cose di bimbi. E qui nella stanzetta c'è la bimba che dorme, ma non si vede nulla. Poi quando si sveglia ve la faccio vedere. Quindi torniamo di qua. La Queen sta per farsi i capelli. Non sanno che sto vloggando. Quindi vedremo come reagiranno. No, non fa pensare già che c'è solo un ripasto per qua. Ciao, Lo tiriamo già Iron. No, mi è saltato addosso. Vieni l'aria. No, no, ti Sì, prego, non vuoi dell'aria. l'aria? Vai C'è da Giulia, l'aria? vai. C'è l'aria? L'aria? Vai, sai, là qui, sempre addosso. Fai così, su di lei Che però. Su di bello. lei. Oh, Vai, bacino. chiudiamo, chiudiamo. Sì. Questo titolo sarà finalmente Giulia ha trovato il suo ragazzo. Oh, amore. Ci fidanziamo di te? Ci Non fidanziamo? mi pare vero. Vabbè, salutaci. Dici cosa stai Ciao. per fare. Sto male, sono Ok. raffreddata, però mi sto per fare più blondi. Ok, perché non l'avevamo mai fatti Vedi, vedere. qua sono un po' gialla, qui. Esatto. E E niente, voglio essere niente. più bionda. Cioè, ci sta sempre Sì. essere più biondi. Siamo qua. Giordi! Quanto tempo! Eccoci, siamo quasi pronti a iniziare. Giordi, facci vedere. Cosa fai? Spiegaci. Spiegaci, Gio. Meno male che esiste l'editing. Niente, oggi vuole fare la Niente, muta. Giordana muta. Muta. Andiamo al sushi, Gio? No, niente, non parla neanche così, vedi? Allora, stiamo mischiando la deco con l'ossigeno a... Spero 40 perché voglio diventare una svedese. No. Questa cheat quindi la mettiamo. E quindi adesso vediamo Vuole cosa diventare accade. pelata? No, Madonna. svedese. Buongiorno. Facciamoci vedere. Chi si è svegliato? Sorridi un po'. Sorridi un po'. Ecco, guarda. Guarda quanto gli piace vedersi. Cioè, forse non avete capito, con la mano mi sta avvicinando. Facciamo vedere quanto siamo carine e piccoline. Chi è quella bimba? Mamma ha detto che ti devo cambiare il pannolino, zia. È vero. Oh, sbadiglione. Diciamo, quanti mesi hai? Quasi 5 mesi. Ho delle cosciottone. Ho una pancione. Niente, è incantata. Non dice niente. Prima stava chiacchierando come non so cosa. Guardate che bellezza, Madonna. C'ho sto nasino da mangiarcelo. Ve l'ho messa qui lunga sul letto. Si è tutta stiracchiata, non l'avete vista. Guardate che piedone. Ride sempre quando la porto davanti allo specchio. Andiamo davanti allo specchio, Cami. Ma specchio. Niente, ho la fotocamera. Ah, no, ho vomitato in diretta. È il mio turno. Giulia già è tutta imbacuccata con la Guardate, deco. sono celeste. È una deco girl. Si vede qualcosa? Vedi che succede? Sì. Ho paura. Che? Cattiva! Sono l'unica Cattiva! bionda. Cattiva. Cattiva! This is the situation. Aspetta.
sperando venga bene, che non succeda un mega fail come il video dell'altra volta quando i capelli se li sta facendo Desi, non so se vi ricordate. Quindi speriamo esca una cosa decente. Ragazzi, questo è il risultato. Adesso andiamo sotto il profilo di Jordi a scrivere le cose cattive. Cattiva! Cattiva, Jordi! Oh mio Dio, che oscenità. Guardate, guardate. Adesso speriamo che risolva la situazione. No, no, ti lascio così. Questa di gialla. Gialla come l'asciugamano. Ah. Questo è il nostro pranzetto. Jordi Vlogger parte 2. E la forza di volontà. Ok. Di Giulia. Questa è quella di Laria. Mamma, fai un sorriso, adesso ti rivedo. Mi sono scordata ormai. Questa è la mia mammina. È bellissima. Soprattutto mentre mangia. Io pure mi vado, mi porto la rivendo. Sono diventata una blogger da adesso. Questa è l'insalatina. Ma non ha detto che oggi non parlava. Abbio! Ci ho ripensato. Adesso eccola. La farò tutta lilla. E si mangia l'uovo. Vabbè. Buon appetito. Ditemi se questa è vita, Magnanovo. No, poi certo che è vita. Questo invece è il mio pranzo. Altro che uovo. Ragazzi, vedete il risultato? Sono tornata praticamente argentata. Sono tornata tutta bionda. Per togliermi il rosa che mi era rimasto, mi ha fatto diventare tutta bionda. Qui ci sono loro. Tutti così è meglio. Si è preso come pazze. E niente, loro finiscono. Io ho finito. Vabbè, dai, pensavo peggio. Sono le 4:10. Appena arrivo a casa ve li faccio vedere meglio. Però mi piacciono tantissimo perché sono tornata un po' più bionda. Vedete? Già da questo. Ed ecco il risultato della Queen. Cioè, fai vedere che sono una nuvola. Qui sopra da morire. Cioè, li amo? Ecco qua. Giordana, top. Vabbè, però non capo un quadramo. È con una tetta all'aria. Una tetta all'aria. Vai, ecco. Grazie, Giordi. Oltre il fatto di averci fatto i capelli, ci ha offerto il suo tortino, il suo cuore. E l'ha fatto con il cuore. Ok, sei contenta. Vai. Siete pronti? No, dai, ti do l'onore, vai. Dai, tagliatelo a metà. Vai. No, tu da una parte. Vai, tu di qua. Siete romantiche. Oddio. Non cola però Giordana. Che schifo. Sei il male. Mi fa schifo il male. Mi fa schifo. Mi fa schifo. Vabbè, assaggio in diretta. Tanto si vede se mi fa schifo. Te lo dico proprio tranquillamente. Pensavo peggio. Che stronza. Non ho mai assaggiato un suo dolce. Scusami. Quando una è stronza, poverina, stronza, ora la assaggio io. Secondo me devi riscaldarlo di più. È freddo? E te lo riscaldo allora? Secondo me è più buono caldo questo. No, io pensavo che andava bene, se lo scaldavo in... Però il pistacchio non mi ricordo che gusto ha, quindi non so più. Oh, ma buonissimo invece. Io sono più da dolci classici. Non so se più da una cattiva. Allora, inoltre ci ha offerto la sua chiffon cake. Questa è spaziale. Good job, Giordana. Però, Julie, guarda. Buono buono, ma l'hai lasciato. Niente, non si è fatta troppe. Non si è fatta desiderare. Oh, amore, bello. Guarda che bella faccina. E no, non venirmi addosso. Ah! Oddio, oddio, Giordana. Che prima lo chiami, io rompi le palle. Poi dopo, vieni qui. Vieni. Dopo, quando ti monta. Poi ti monta. Ehi. Vero? Non si fa così con gli uomini. Sì. No, vabbè. Con gli uomini si fa così, guarda, sì, amore, ti amo, è la mia vita. E poi non è vero, capito? Ce li fai credere e basta. Vero, amore? Non vuoi mettere un bicchierino d'acqua con molta sede? Te lo metto io, Giorgio. Allora, sono tornata a casa, con i capelli con questa luce che ho in camera sembrano ancora più chiari, mi piacciono. E mi sono anche arrivate le cose di ASOS e ho scelto cosa mettermi domani. Non sono sicurissima al 100% degli accessori, però il pezzo principale è questo. Questa tutina fatta in questo modo, tipo metallizzato, soltanto che ha maniche corte e quindi mi sono messa sotto questa, non so se metterò questa a collo alto, comunque una maglia con le maniche lunghe sicuro, non mi ricordo neanche la marca. Poi mi sono arrivate anche le scarpine che ho ordinato, però non da mettere con questa, ma in generale le avevo prese. Sono questi stivaletti fatti così, sempre tipo a calzino, di Zara, col tacco specchiato e detargentato, e sono a punta. Comodissime, ora capisco perché le avevano tutte. Mentre invece io domani mi metterò quest'altro, che è sempre di Zara, però
al tacco tutto nero, un po' più alto ed è fatto così stondato, quindi metterò queste. Ero indecisa sulle calze, ma mi sa che metterò queste, sempre di Zara, a rete piccola piccola, vedete, con tipo tutti i glitter, quindi ci sta bene, perché queste che ho messo adesso sono troppo nere e non fa lo stacco e non mi piace. Ecco, questo è il casino, appena arrivato ho buttato tutto così. L'altro vestito che avevo preso da ASOS, sempre per la festa da provare, è questo nero, tutto glitter, ma non potete capire, mi ha lasciato tutti i glitter sul letto, guardate, perde tutti i glitter, infatti lo rimanderò indietro. Alla fine avevo provato mille opzioni per questo vestito per la festa e ho scelto la più economica, perché questa tutina veniva soltanto 25 euro, confronto a tutti gli altri abiti che avevo comprato, che invece ne venivano sui 50. E basta, adesso metto tutto a posto, poi devo assolutamente parlare con Desi e mettermi d'accordo per domani, perché non mi ha detto più nulla. Cioè io gli ho scritto stamattina, lei col cavolo che mi ha risposto fino adesso. Alla fine ho scelto cosa metterti, io me lo sono appena provata, lo vuoi vedere, sì o no? E adesso gli manderò una foto del mio outfit. Niente, tutti in crisi per questo vestito della festa, niente, niente, niente. Che poi alla fine è tipo una delle cose più brutte, essere in crisi per come vestirsi, soprattutto adesso che fa freddo, se esci una cosa o un'altra è un casino se non sei coperto. Ma perché vi sto parlando così e non mi vedete? Adesso io metto a posto tutto il casino, anche l'armadio, poi mi metto il pigiama, mi lavo, mi metto il pigiama, se riesco aiuto il blog, quello che forse avrete già visto quando uscirà questo, cioè sicuramente quello della montagna, e poi vedo cosa farmi per cena, perché tra un po' è ora di cena. Ah, comunque oggi non abbiamo aperto insieme il calendario dell'avvento di NYX, che è qua dietro, è insieme a questo molto carino, perché l'avevo aperto ieri sera sapendo che oggi non ci sarei stata, cioè pensavo di tornare più tardi, in realtà sono le 8:30, ho messo anche a posto, ho ripacchettato il vestito di ASOS che devo rispedire, che è là dietro, e appunto adesso sono le 8:30, non so a che ora arriverà la pizza perché mia madre ha preso la pizza tipo la pala. Oh mio Dio, ma è già arrivata da scaldare e non la stiamo mangiando! Cattivi! Oh Giorgia, say hi. Oh Giorgia, ma perché scappi? Oh mio Dio. Adesso andiamo a scaldarci la pizza. Vieni, andiamo. Andiamo a mangiare. Cioè nessuno mi aveva avvertito che era già arrivata. Wow. Non vi ho raccontato che praticamente sono 3 giorni che mi deve arrivare un pacco. Prima volta che faccio il contrassegno, non lo farò mai più perché è un casino, visto che se non ci sei non te lo possono lasciare, cioè davvero un casino. Io sono sempre a casa, sì, 3 giorni naturalmente no. E quindi sono 3 giorni che provano a mandarmelo e 3 giorni che mi rimanda indietro, cioè ritorna a Verona praticamente, fa Verona-Roma 3 volte. Speriamo domani di riuscirlo a prendere. E questa è la pizza! Oh, c'è più lunga. Oggi ce l'hanno fatta più grande. Abbiamo preso margherita e fiori di zucca. Yeah. Oh, sì. Ci sono anche le alici su fiori di zucca. No, grazie. Adesso ce la tagliamo e ce la mangiamo. Allora, sono al montaggio del video dei miei tatuaggi, l'update dei tatuaggi. In realtà è abbastanza tardino perché sono quasi le 11. Domani mi aspetto una lunga giornata e quindi penso che non finirò di editarlo proprio tutto. Però nel mentre mi sto portando un po' avanti. Qui c'è il cagnolino sempre più presente e ha anche iniziato a piovere. Me lo sentivo proprio nelle vene questa cosa. Meno male che è successo adesso e non prima quando ero in macchina, perché io odio guidare con la pioggia. Comunque, detto questo, io vi saluto anche e finisco qua il vlog. Così poi domani spero di editarlo insieme agli altri che devo editare. Cioè un casino questi giorni. Spero comunque vi abbia sempre tenuto compagnia, vi sia piaciuta questa giornata un po' diversa. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlogmas o video, insomma, vi aspetto. Ciao!